Qual è il futuro vero del Vallo di Diano? Quali scelte politiche e non solo devono indirizzare il comprensorio? Domande che si ripetono spesso, soprattutto quando arrivano proposte di insediamenti imprenditoriali diversi da quelle dell'agricoltura o del turismo, ad esempio. Ovviamente ognuno può avere un'idea diversa sul da farsi, ma c'è chi, oltre all'idea, mette in campo i fatti. Tra questi c'è Ivan Di Palma, che oltre a puntare sull'attività di ristorazione dopo Sozium, ad Atena Lucana, con una filosofia ricercata del prodotto tipico, punta innanzitutto sulla storia della terra. Ascoltiamolo. Innanzitutto la passione per questo territorio. Siamo profondamente convinti che il primo capitale su cui bisogna lavorare è il terreno, il suolo. E su quello stiamo lavorando dal 2007 ormai con l'azienda agricola. E oggi raccogliamo i frutti di quel lavoro, nel senso che in molti casi siamo partiti da pochi chili di semi. La saragolla rossa, che oggi era presente nel pane, diciamo, che abbiamo fatto nel nostro forno a legna, è un seme da cui siamo partiti, con cui siamo partiti a 2 chili, e oggi abbiamo i primi 3 ettari seminati a saragolla rossa. Quindi c'è soddisfazione, fatica, ma soddisfazione. C'è grossa soddisfazione, anche perché riuscire a mettere a tavola i prodotti della propria terra è una cosa che dà senz'altro grossa soddisfazione. Lo dico al di fuori della retorica. E oggi più che mai nel Vallo di Diano, Pasquale, tu lo sai benissimo, coltivare la terra e ribadire che ciò che si sta mettendo a tavola proviene da queste zone è un lavoro difficile, scomodo, a volte anche può anche facilmente essere frainteso, essere molto pericoloso. Noi tentiamo di farlo e non abbiamo al momento certificazioni, non le abbiamo nemmeno mai ricercate. E la garanzia che offriamo è la nostra persona. Chi ci conosce sa che siamo persone trasparenti, che lavoriamo questa terra, che lavoriamo tutto nel raggio di 3 km qui, a 800 metri sul livello del mare. Mi torno a ripetere, i semi sono molto più dei semplici, diciamo, germogli che poi porteranno, diciamo, il cibo a tavola. Sono la nostra eredità culturale. E questo non è un semplice lavoro agricolo, non è agricoltura, è agricoltura, cioè significa coltivare, diciamo, i terreni e coltivare, diciamo, la biodiversità del proprio territorio.